Buongiorno appassionati di cristalli, minerali e gemme, il mio nome è Matteo e vi do il benvenuto all'interno del mio canale YouTube. All'interno di questo video andremo a visionare insieme un lotto di cristallo di quarzo ametista che mi è stato fornito di recente per la sfaccettatura. In futuro noterete molti video in merito al taglio di questo lotto, infatti si tratta di una decina, una quindicina di grandi cristalli grezzi, i quali voglio mostrarvi nell'arco dei prossimi minuti. In particolare, questo lotto di cristallo di quarzo ametista è stato estratto nei dintorni di Oropa, una località qui in Piemonte. Si tratta in questo caso specifico di un lotto di estremo pregio e valore collezionistico, sia da grezzo, ma soprattutto una volta sfaccettato. Adesso andiamo insieme all'interno di questo video a visionare non solo la dimensione, la pezzatura di questi pezzi, bensì le loro qualità estetiche come trasparenza e colore, e infine andremo insieme a pesare tutto questo lotto in maniera tale da fornire un'idea generale di valore. Infatti, questo video fa parte di una playlist più ampia dedicata agli unboxing di minerali preziosi, in questo caso specifico di gemme grezze, in maniera tale da fornirvi via via nell'arco di tutta la playlist, tutti questi video, decine e decine di video, un'idea di che cosa significa grezzo di qualità. Questo è il lotto in tutta la sua bellezza. Si trova all'interno di questo comodo sacchettino di plastica e adesso andiamo a visionare i cristalli al proprio interno di quarzo varietà ametista. La località in questo caso è scritta su questo biglietto che era all'interno del sacchettino e questo è il lotto di quarzo ametista. Si tratta di un quarzo ametista di un bel colore, in particolare di una grande pezzatura e di un colore mediamente che va da un viola intenso invece a un rosa lilla. Ponendo il quarzo ametista su uno sfondo bianco si riescono a notare i cristalli, in particolare ne abbiamo 3, 6, 9, 10 in totale. Come notate sono di una qualità, io direi anche molto elevata, c'è qualche fratturina qua e là, il colore è tendenzialmente omogeneo, anche se è normale osservarlo un pochino zonato qua e là. Si tratta sempre di quarzo ametista del resto. Gemme così grandi dal punto di vista grezzo sono utili per realizzare gemme veramente molto grandi, anche una volta terminate, quindi anche oltre i 5 carati. Bisognerà però cercare di spendere meno materiale possibile nel corso del taglio e quindi quando andremo a segare questi campioni sarà fondamentale ricavare il maggior numero di grezzo possibile con la minor perdita, in quanto materiale di elevato pregio. Pesando il lotto invece siamo sui 127 grammi, 126 per essere precisi, quindi poco più di un etto. E come valore di partenza direi che un lotto del genere potrebbe attestarsi tranquillamente su 1 euro al grammo, anche 1,5 euro al grammo. Quindi mediamente siamo, diciamo, attorno ai 150 euro di valore, direi che è un'ametista veramente molto bella e molto pregiata ed essendo che arriva dal Piemonte con questa pezzatura direi anche che siamo oltre 200 euro di valore proprio per la rarità di questo bel grezzo selezionato. Passando ora velocemente sulla tavola retrominata per osservare al meglio eventuali difetti proprio interno, notiamo che alcuni addirittura hanno un carattere di ametrino. Vedete che qui vi è una zonatura importante di viola, con al centro invece un punto colore di giallo. In generale, prima vi ho detto che non erano zonati, questo non è del tutto vero, come potete notare, che qui c'è una caratteristica di ametrino, anche qui vi è una caratteristica di ametrino, e in generale sono alquanto zonati questi cristalli. Quindi durante la segagione sarà importante tener conto e presente di questa caratteristica. Guardate questo cristallo come si nota bene la differenza di colore che varia dal viola al giallino all'incolore. E infine, passando al box fotografico per vedere al meglio e in maniera approfondita questi cristalli grezzi, dal punto di vista estetico chiaramente non hanno molto pregio né molto valore, ma secondo me il colore gli dà fondamentalmente un grande pregio, un grande valore collezionistico, perché trovare ametiste di questo grado di trasparenza, ok, sono selezionate qui in Piemonte, direi che è veramente interessante. Cristalli di questa pezzatura e di questo bel colore, oltretutto, sono alquanto rari. In ogni caso sono abbastanza zonati. Vediamo se riusciremo a enfatizzare questa zonatura o comunque riuscire a nasconderla. E in generale sono molto grandi, con qualche qua e là frattura. Spero che questo unboxing di quarzo ametista vi sia stato utile per comprendere cosa significa cristalli varietà gemma di una pezzatura ragguardevole, in poche parole di una grande dimensione. E in questo caso specifico, dal momento in cui la gemma sarà realizzata, la vendita sarà eseguita a peso, in poche parole un tot euro al carato, potrebbero essere anche 15-20 euro al carato. E quindi realizzare gemme di una caratura superiore a 5 carati potrebbe anche darsi che la vendita sia oltre i 100 euro. Capite quindi che anche se solo quarzo, in questo caso la località, cioè Europa, fornisce molto valore al lotto in sé, e soprattutto riuscire a realizzare
delle gemme particolarmente grandi per i collezionisti e sicuramente un obiettivo molto pregiato. Noi ci vediamo in altri video, in particolare vi lascio qui un video in cui ho analizzato un lotto di acquamarina, un particolare berillo di colore azzurro, proprio per permettervi di approfondire tutta questa serie di ricerca di minerali grezzi per la vostra collezione.